Questa volta nessuna finzione dal mondo del wrestling, ma pura realtà. Il campione mondiale Eddie Guerrero abbandona la sua battaglia più importante, quella con la vita. Il corpo del lottatore messicano è stato trovato ieri sera riverso a terra nel bagno della stanza del Marriott Center di Minneapolis. Si tratterebbe di un attacco cardiaco. Eddie, 38 anni, aveva ancora lo spazzolino da denti tra le mani ed un asciugamano addosso. Doveva partecipare alla registrazione di uno dei programmi più seguiti in America, SmackDown. Era in corsa per diventare il nuovo campione mondiale. Secondo indiscrezioni, si fa largo l'ipotesi che a causare la sua morte sarebbe stata un'overdose di stupefacenti. Figlio e allievo del grande wrestler statunitense Gori Guerrero, beniamino di milioni di giovani sparsi in tutto il mondo, non aveva mai nascosto di aver fatto i conti con la droga, con l'alcol e di aver fatto uso di farmaci, soprattutto antidolorifici. Anche per questo la sua carriera già nel 2000 sembrava la fine. I membri della WWE, la Federazione Mondiale del Wrestling, avevano deciso infatti di allontanarlo dai ring di tutto il mondo fino al 2002, ma lui, dopo un lungo periodo di disintossicazione, era tornato ad essere il più grande lottatore degli ultimi 10 anni. La droga credo non c'entri assolutamente nulla, sicuramente avrà avuto una vita stressante, una vita difficile, una vita fatta di alti e bassi, e questo può aver creato dei problemi al fisico e il fisico può averne risentito. Adesso il cuore di uno dei più famosi wrestler della WWE, il circuito americano della lotta spettacolo, ha smesso di battere nella sua camera d'albergo di Minneapolis subito dopo l'ora di colazione. Guerrero si trovava nella capitale del Minnesota assieme a molti suoi colleghi per registrare il programma SmackDown. Gli atleti erano poi attesi da un tour europeo, ora in dubbio, che li avrebbe portati a combattere anche in Italia. Eddie Guerrero aveva 38 anni ed era uno dei 4 figli di Gori Guerrero, gloria della lotta messicana. Dopo aver combattuto nel paese natale, in Giappone, Eddie era approdato al grande spettacolo del Wrestling USA, interpretando il personaggio positivo del simpatico Guascone. Campione di coppia con l'altro messicano Rey Mysterio, fu campione mondiale WWE per alcuni mesi all'inizio del 2004, ma perse poi il supporto del pubblico dopo i litigi con Mysterio iniziati dopo questa sconfitta. Si è riabilitato recentemente grazie all'amicizia e al supporto a Batista, attuale heavyweight champion e beniamino del pubblico. Il mondo del wrestling per molti è un mondo di attori e finzioni, ma questa volta fai conti con la tragica realtà, la morte.